Food Attraction 2020, ci troviamo nell'area del Horeca Meeting e siamo allo stand della EPTA, la multinazionale che fattura oltre 1 miliardo tutta italiana. Ci troviamo in compagnia del mio omonimo Fabio Russo, il direttore commerciale dell'area Horeca, che invito a salutare. Ciao Fabio e bentornato. Grazie mille, bentornati anche voi, benvenuti. Siamo qua anche quest'anno a presentare le nostre vetrine, le nostre novità, per cui benvenuti. Grazie, è per noi sempre un grandissimo piacere venire qui al vostro stand ed essere accolti da un ciao Fabio Russo, da un Fabio Russo che appunto si chiama come me. Fabio, dopo la parentesi dello scorso anno avete avuto modo di creare nuove collaborazioni, nuove partnership con aziende vostre clienti. Quali sono? Beh, in giro per la fiera è molto bello per noi notare il fatto che i nostri partner tipo Ceres piuttosto che San Benedetto, Lauretana, Lemon Soda, Menabrea, ce ne sono diversi, abbiano portato il nostro prodotto in esposizione, perché comunque sia è un segnale di fiducia nei nostri confronti rinnovata e vuol dire che al di là di tutto il cliente si trova bene ed è una partnership che va avanti e si rafforza tutti gli anni. Quali sono i punti di forza dei vostri prodotti? Beh, intanto abbiamo diversi prodotti made in Italy, EPTA investe molto in tecnologia, stiamo brevettando il sistema IoT per quanto riguarda la tecnologia avanzata sui frigoriferi, quindi il cliente avrà la possibilità di sapere esattamente quante aperture vengono fatte della vetrina, se ci sono delle anomalie di temperatura, avrà completamente la gestione da remoto di tutta la situazione del frigorifero, per cui questo aiuterà e sarà il futuro neanche troppo lontano. Quindi una gestione bidirezionale da remoto attraverso cui appunto chi è proprietario della vetrina o quantomeno dell'attività commerciale è in grado di sapere in tempo reale quanti prodotti sono stati potenzialmente venduti o comunque quante volte la vetrina è stata aperta. Esatto, esattamente. Noi siamo molto attenti sia sul discorso tecnologia e sia anche sul discorso di risparmio energetico, perché la nostra azienda è molto ma molto attenta a quello che sta succedendo a livello globale, diciamo. Voi siete tra le aziende leader al mondo nella produzione di frigo-vetrina. Siete italiani, la vostra azienda è italiana, il gruppo è totalmente italiano e ora a Düsseldorf presenterete altre novità destinate al mercato. In primis una nave vera e propria che sarà lì nel porto. È una delle sorprese che abbiamo preparato per i nostri ospiti di Düsseldorf. È una fiera in cui crediamo molto ed è l'evento mondiale, direi, che si svolge ogni 3 anni per il mondo retail, dove noi siamo molto presenti e molto forti. E noi vi terremo aggiornati attraverso horecanews.it, il quotidiano online di informazione che vi racconterà giorno dopo giorno quali sono e quali saranno le novità presentate a Düsseldorf proprio dal gruppo EPTA. Fabio Russo, grazie. Grazie a te, ci vediamo, alla prossima.